Allora, mister, sono venuto a intervistarti apposta, no, passavo a salutare amici e quindi approfitto perché sei montato in corsa. Com'è montare in corsa? Ma una corsa breve era. No, vabbè, mi spiace per quello che è successo, però sono andato comunque perché comunque è un ambiente che conosco e di conseguenza insomma mi è un po' familiare, a parte la dirigenza, poi anche comunque i vecchi, tra virgolette, sono gente, giocatori che conosco, i giovani, molti li ho allenati nel Parma, alcuni si allenavano con me nel Parma e quindi di conseguenza sono partito dal conoscere un po' tutto il gruppo. Infatti ho avuto delle buone risposte sin da subito, quindi questa è la cosa fondamentale. Sì, anche a livello di risultati, dico, vabbè, con la Gazzanese credo che ci possa stare. Come l'hai vista, tra l'altro? Beh, sicuramente noi siamo una squadra giovane, loro hanno tutti i ricambi quindi necessari per poter vincere il campionato, puntare a vincere il campionato, però ti dico la verità, abbiamo la mano in bocca perché comunque fino all'ultimo minuto abbiamo avuto le possibilità per pareggiare una partita che comunque nonostante le difficoltà della prima di campionato, del caldo, insomma abbiamo tenuto il campo fino alla fine. C'era Lorenzini in quella partita lì? Perché Sì. credevo che fosse arrivato la sera, invece No, no. no, 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 c'era. Ah. Ascolta, in Coppa, due gol di Lorenzini, è solo Lorenzini, sono secondo? No, 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 con confidenza ti dico che Oh, che sono. domanda No, 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 d'amico! assolutamente. Abbiamo un reparto attaccanti Beh, anche di primo livello. Gualtieri. Abbiamo Gualtieri, abbiamo Balestrazzi, Quel giocatore Fornasacchi. lì, com'è quel giocatore lì? Di chi stai Gualtieri. parlando? Luigi, beh, Perché Luigi Lorenzini lo anche conosciamo tutti. lui l'ho allenato nel Parma da ragazzo e insomma, no, si complementano bene come attaccanti. Mancino, di conseguenza, insomma, hanno della qualità e poi tutti e due hanno un brutto vizio, cioè quello Di fare di gol. fare gol e quindi speriamo che insomma possano dare un contributo anche loro cospicuo. Due gol di Lorenzini, no? Sì, no, in In Coppa ti stavo Coppa. dicendo che comunque abbiamo fatto bene, nel senso abbiamo vinto la prima partita col Fidenza, ieri sera abbiamo giocato con Noceto e un po' tutte e due le squadre hanno dato spazio magari a chi ha giocato meno, però ho avuto risposte positive. Primo tempo vincevamo 1-0, comunque abbiamo meritato anche di raddoppiare, però poi dopo sai com'è il calcio, secondo tempo poi siamo calati un po', però abbiamo avuto molte occasioni per poter passare il turno. Alla fine siamo stati eliminati solo per differenza reti perché loro ne avevano più di noi, però insomma il nostro obiettivo era quello di cercare di far bene, sono contento, ho avuto delle risposte positive, adesso pensiamo domenica al Marzolara perché il nostro campionato, essendo un campionato un po' inserito come calendario, dobbiamo comunque, visto e considerato che adesso come adesso siamo ancora un cantiere tra virgolette per come è stato il mercato di quest'estate e quindi di conseguenza cercare di fare più punti possibile appena riusciamo. E parlando di te, allora è arrivata questa chiamata, ce n'erano arrivate delle altre, io le avevo scritte, ma è arrivata questa chiamata che hai accettato proprio nel momento che stavi andando alla Cremonese. Com'è il rapporto adesso? Cioè, com'è stata quella della Cremonese? Lo raccontiamo, no? Tu sei molto amico del presidente, giusto? Sì, beh, vabbè, come gli amici che ho in spasso per l'Italia, tra cui uno un caro amico, è proprio Michelangelo Vanpulla. No, niente, dal momento che si è insediato a Cremona, Io so che andavi spesso a Cremona, ci facevi qualche giretto, No, eh. beh, ma è venuto giù anche lui, ci siamo visti più di una volta, proprio per amicizia, veramente, perché E non però era una vita che non ci era in vedevamo. programma che tu cominciassi Ma in a collaborare. teoria sì, visto prima della chiamata del San Secondo era in programma che cominciassi a collaborare con loro Vedi, e avere degli amici che sono amici del Manso, gli raccontano tutto voi. vabbè, dai, è normale, anche perché i tuoi amici qua hanno collaborato e collaborano col presidente Cremonese, no, e quindi c'è stata questa cosa qua e niente, poi dopo è stata la chiamata del San Secondo che comunque l'ho presa subito, ho accettato subito, quindi anche perché per me il lavoro sul campo è la cosa che mi piace più da fare, dopo per il resto vedremo in futuro, adesso pensiamo al San Secondo. Avrei che farti una domanda su Giovati, che sulla mia chat è number one, lo nominano tutti, ma capisco che non mi puoi rispondere, quindi non te la voglio fare, lo intervisterò Ma lui. intervista lui direttamente che fai Cioè, prima, sicuro. o se no leggete la chat che Giovati compare tutti i Le giorni. risposte trovate. No, davvero, così, per quello che possiamo dire, ci rivedremo in bocca al lupo, perché Al credo che lupo. sia importante, anche perché è il tuo rientro. Dopo, cosa sono, un anno e mezzo? Sì,
Sì, perché se consideriamo... E perché avevi rifiutato tutte quelle squadre che hai rifiutato in quest'anno e mezzo? Perché, cioè, che ne dicano la gente? Io lo so che ti hanno chiamato in tanti in quest'anno. Vabbè, adesso, ma è quello che è successo, sono discorsi poi legati ad altri fattori, non sicuramente a quelli economici. Però il lavoro, so che l'anno scorso sì, è stato un problema di lavoro, sì, no? Sì, c'è stato un problema di lavoro, di logistiche, quindi di conseguenza l'anno scorso ha influito su più che altro per quello lì, perché poi dopo le categorie non vado a categorie, nel senso che se trovo un ambiente ideale per poter lavorare non guardo la categoria, e quindi è successo che l'anno scorso per problemi logistici lavorativi avevo degli impegni e quindi non potevo promettere di andare da qualche parte facendo le cose un po' così, quindi solo quello lì. E quindi alla fine insomma non sono state scelte. Ok, i 5 minuti, che titolo 5 minuti con, sono finiti, però aggiungiamo 30 secondi, visto che siamo qua in RA, ma sto per, ma le twist? L'ho visto ancora, non ho avuto tempo di vederlo completamente, cioè nel senso di partita, purtroppo fino al 90esimo dell'altro giorno, con tutte le difficoltà comunque di gioco. No vabbè, questo qui è un commento aziendale. No, ti sto dicendo che avesse vinto col Venezia, parliamo di sì, problematiche di gioco così, però alla fine siamo sempre soliti, il risultato è quello che conta. No, è partito con qualche dubbio legato a moduli, a giocatori, così sicuramente secondo me manca un centrocampista di quantità e in mezzo al campo. Poi dopo quantità e qualità legate insieme, sì, forse in Serie C non ce ne sono. Sai, davanti al reparto offensivo dovrebbero garantirti dietro gol. Giochiamo con 5 difensori. Dopo il discorso, come sai benissimo, l'importante è salire di categoria, non è il gioco, anche perché quindi ne riparliamo quest'altro anno. No, ne riparliamo a dicembre, dai, adesso abbiamo perso una partita col Venezia, questo non vuol dire, insomma, secondo me il campionato è lungo, bisogna stare tranquilli e calmi, che comunque le potenzialità ci sono, solo quello. Ok, mister, in bocca al lupo, tanto noi ci vediamo, perché sì. Quando vengo giù alla bassa, un salto in RA la faccio sempre, quindi okay. Va bene, grazie a mille. Trovare degli amici. Poi te l'ho detto, ti ricordi quando sono entrato oggi, che ho detto, figa, che sfiga, qua non c'è nessuno che perde, cioè, non posso dire niente. Via la telecamera che poi faccio che ti tocchi. Ciao mister. Ciao.